Buongiorno a tutti, scusate la faccia alquanto scioccata, ma in realtà mi sono fatta le sopracciglia, quindi prima ho tolto qualche peletto e quindi ho gli occhi ancora che mi lacrimano, non si fermano, cioè io intanto devo prepararmi, quindi non posso aspettare che gli occhi si riprendino. Allora, sono le 6 del pomeriggio e io stasera devo uscire, devo andare a una festa di compleanno di un mio amico, Vincenzo, che festeggia i suoi 42 anni e a Napoli. Inizio subito a stendere il fondotinta delle grandi occasioni, ossia il fondotinta di Estée Lauder, Double Wear in Tawny. Tawny è il perfetto mio colore. Ha un dossatore veramente schifoso. Non riesco a capire il motivo perché l'hanno fatto così. Per l'occasione è venuta anche la parrucchiera, mi ha fatto la messa in piega. Ho già, prima di mettere il fondotinta, ovviamente ho già idratato bene il viso con una crema, anche perché questo fondotinta si asciuga veramente rapidissimamente. Infatti, per questo mi vedete che faccio le corse nella stesura, perché è uno di quei fondotinta a presa rapida, cioè cemento armato proprio, che non si smuove più, quindi ultra siliconico ed è normale che sia così. Però ha diversi tipi di siliconi, per questo si fissa, non si rimuove, è eccezionale per le grandi occasioni, però ha una coprenza bella elevata. Quindi un po' pesantuccia. Non lo utilizzo ovviamente tutti i giorni perché è proprio un fondotinta pesante. Dicevo, ho utilizzato una crema idratante Sebo Equilibrante sotto, perché ovviamente, come tutti i fondotinta, bisogna mettere una crema sotto. Non sto dicendo una cosa scontata, perché è una delle domande che mi fanno di più. Quindi ve la ridico. Cioè, sto infilando il pennello così per prenderne un altro po'. Dicevo, la crema che ho utilizzato è una nuova crema della Elemis Hydra Balance Day Cream, che è molto molto leggera, non appiccica. La sera sapete che sto facendo un trattamento per l'acne post cortisone, quindi non la sto utilizzando di sera. E poi ho messo il contorno occhi Epilux, occhiaie e borse suboculari della Dermo Research, ci sono uscita oggi. Per questo look vado a fare un po' di contouring ed utilizzo la Contour Mania di Neve Cosmetics. Quindi naso, assolutamente restringiamolo. Se mi seguite da tempo, io questa matitone, nuovo italiano correggiuto, l'ho bocciata perché il marrone è un marrone che va un po' nel rossiccio. Però in realtà devo assolutamente modificare quella recensione perché con il tempo mi sono ricreduta soprattutto per la praticità della cosa. Infatti molto spesso la utilizzo quando mi vedo un po' più bruttina di mattina e mi faccio un po' di contouring, quindi ed è molto pratica. Il fatto che sia leggermente rossiccia continua ovviamente a esserci, però devo dire che la praticità compensa questo fatto che sia rossiccia. Poi, ovviamente, se voi mettete al di sopra una polvere che va un po' più nel marroncino per ricalcare le sfumature, questa cosa qui la acconciate, come si dice a Napoli. Giro la Contour Mania e vado a dare i punti luce. Quindi qui lo do anche sotto l'arcata. E qui lo sfumo con le ditino. Beh, allora, oggi volevo raccontarvi un episodio che mi è successo ieri, veramente un episodio imbarazzante. Diciamo che ho fatto girare tutto il palazzo. Allora, ieri ho lavorato vicino casa mia, quindi sono tornata a pranzo e sono andata un attimo giù al garage il pomeriggio per prendere delle cose in garage che mi servivano per lavoro. Mi porto Asia, come sempre, senza guinzaglio quando devo fare queste piccole cose veloci proprio nel palazzo, no? Intorno al palazzo, non è che vado per strada, ma da sempre, poi Asia sta sempre azzeccata, quindi non è che sia lontano che... Allora, niente, stavo parlando con una persona al telefono, ero distratta, comunque mi giro, non trovo più Asia da nessuna parte. Asia dov'è? Asia dov'è? Asia dov'è?
Intanto stendo il correttore di Nars in Ginger. E comunque non la trovavo. Ho iniziato ad urlare forse come non ho mai urlato in tutta la mia vita. Asia, Asia! Ho iniziato a piangere, il cuore a mille. Ero convinta che se l'avevano rubata praticamente. Convinta, convinta al 100%. Non la trovavo, non la trovavo. Sono passati tipo 20 minuti e non la trovavo, non usciva. Avevo sentito che aveva fatto un abbaio e ve lo giuro, cioè, sono impazzita. Il palazzo, cioè, tutti quanti che si sono baciati dalle mie urla, mio padre, mia sorella a cercarlo, insomma, veramente una cosa tragica. E se ci penso sto ancora male. Niente, la conclusione della favola, la volete sentire? L'ho chiusa nel garage, cioè, e quella cretina manco abbaiava. Per dire, mamma sono qui, sai, non piangere, non urlare, no. E quindi niente, cioè, veramente una tragedia per niente, per fortuna, però mi sono sentita proprio male. E non riesco a capire come cazzo si fa ad abbandonare un cane, cioè, sto male solo se ci penso. Dopo aver fatto ciò, incipro tutto con la cipria Actin di Bionique, che sapete che adoro, e vado a tamponare. Ho lasciato proprio che il fondotinta si assestasse, per questo anche ho fatto anche il correttore, perché è un fondotinta che va lasciato un attimino in posa. Metto un po' di Primer Potion di Urban Decay. Come fard utilizzo sempre quello di Illa Masca, questo qui, che mi piace tantissimo, si chiama Bag, e lo stendo con questo pennello di Sephora. Poi voglio mettere come illuminante un nuovo illuminante che è pazzesco, che è della Gerard Cosmetics, che se mi seguite sui social, quindi su Instagram, sapete che mi è arrivato rotto e io l'ho compattato, l'ho messo l'alcol e l'ho reso di nuovo sano e splendente. Che dite? Si vede? Sì, sì. La Gerard Cosmetics è una delle marche più rinomate, diciamo, dalle americane, anche perché ha fatto ha fatto collaborazioni con il mondo intero, anche con molte italiane. Quindi, metto poco qua. Non è eccezionale proprio, cioè forse preferisco il Mary Lou di The Balm. Adesso applico un nuovo pigmento di MAC che ho acquistato l'ultima volta che sono andata a Roma, Rose Gold, che ahimè purtroppo mi è arrivato dimezzato, cioè mi è arrivato, l'ho comprato e non è pieno fino all'orlo. Io non riesco a capire la motivazione, il secondo pigmento che mi capita che esce così, forse probabilmente hanno abbassato i grammi e non lo sapevo. Comunque veramente sconvolgente sta cosa. Lo applico da bagnato, quindi con il Fix Plus, ed wow, è proprio un oro colato, però è un oro caldo. Vado a dare un po' di intensità con un marroncino, faccio un mix di questi due nella piega. Come sta andando, diciamo, il mio lavoro per Bionique Francia? Sta andando abbastanza bene, anche se è veramente molto impegnativo, e mi rendo conto spesso di quanto fosse brutto quando fai una foto, un post, ci metti l'impegno, l'amore, e vieni visualizzato da poche persone. Pochi mi piace, guarda, cioè, guarda, accompagnami, sto parlando da posto. Niente, guardate, veramente è brutto come situazione, è proprio spiacevole. Però purtroppo Facebook è così. Poi adoro l'illuminante opaco panna, quindi utilizzerò quello sotto l'arcata. Il mio pennello in assoluto preferito è questo, è della Sigma, perché da un lato c'è il pennello a penna e dall'altro c'è lo sfumino, quindi io in un istante giro. Infatti non c'è una sposa che non faccio con questo pennello, non c'è un trucco da cerimonia, non c'è, veramente per me è il pennello migliore in assoluto. Poi che faccio? Prendo un intermedio, un transition color,
lo applico poco al di sopra per dare questa gradualità alla sfumatura, ma veramente ce ne vuole poco. Quindi mi raccomando. Poi vado a dare un punto luce che, se mi seguite, sapete è il mio punto luce preferito in assoluto, che viene dalla palette che mi fece Neve Cosmetics l'anno scorso. Questo qui è meraviglioso, lo utilizzo quasi sempre. Mi trovo con questa palettina e prendo il nero opaco di Neve. E do ancora un po' di tridimensionalità. Poi che faccio? Riprendo il pigmento, quello lì oro, e lo vado a riapplicare, perché vedete si perde quando utilizzate tanti colori, quindi andate a riapplicarne poco poco, pigmento, ombretti. Adesso faccio una bella riga di eyeliner, perché oggi mi andava tantissimo, e vado a utilizzare quello in gel di Pupa. Prendetevi sempre tutto il tempo che vi occorre, non andate di fretta. Poi, per questo look invece, vi aspettereste che io bordi l'occhio, faccia qualcosa di particolare all'interno, invece vado a mettere la matita burro. Questa è la Magic Pencil di Nabla in Light, la più chiara. E poi faccio una cosa fighissima che si porta tantissimo, già da qualche anno, insomma. Non ha un grande senso, cioè mi faccio i pallini sotto che... Abbondante mascara, utilizzo quello della Bioniche, il mascara volume effetto ciglia finte. Vado sia sopra che da sotto. Ho completato anche l'altro occhio e vado a ridefinire le sopracciglia con la matita per le sopracciglia di Neve Cosmetics, quella per le rosce, che mi piace tantissimo, anche se la considero un po' troppo morbiduccia, però devo dire che per il mio colore delle sopracciglia va molto bene. Prendo la parte più scura per andare a riprendere dei buchetti maledetti che ho e l'angolino qui. Utilizzerò per questo look Beat It, che è sempre un colore abbastanza scuro, che è della Lime Crime, l'avete visto già in action, però lo miscelerò con Polly, con un altro di queste tinte, quindi al centro sarà un po' più chiaro. Vediamo che cosa ne esce. Polly da solo è un colore orribile perché è un rosa morto. Allora, questo è il look finito. Bello il rossetto. Io spero che questo look vi piaccia e niente, io sto per scendere, appunto devo finire di prepararmi, cioè mettere gioiellini, cose varie, la giacchetta, mettermi i tacchi che non metterò mentre guido fino a Napoli, quindi sicuramente metto le scarpette basse, sì, perché per guidare i tacchi sono un po' scomodi, però riesco anche a guidarci, però non ce la faccio mo. E niente, io spero che vi piaccia, fatemi sapere con un commentino come al solito qua sotto. Anzi, fatemi sapere anche che altro look vi piace vedere. Questi sono appunto look creati al momento, però magari se volete che io riproduca qualche look in particolare, scrivetemelo qui sotto. E vi do un grosso bacio.